buonasera a tutti, ci troviamo qui insieme per la ripresa appunto del ciclo primaverile appunto delle letture Dantis che inizia oggi. È anche presente il presidente vero della società dantesca, Marcello Cicuto, che però ha deciso di lasciare a me l'onore di presentare il relatore di oggi, credo in omaggio al fatto che siamo stati colleghi, insomma, di università e quindi per la lunga amicizia che abbiamo. Quindi io sono lieto di dare il benvenuto a nome della nostra società al professor Paolo Rigo, che è docente appunto nell'Università di Roma III. Come vedete è ancora uno studioso giovane, tutto sommato, almeno paragonato a me che sto presentando, però ha in realtà il suo attivo già una biografia molto ricca e corposa, tra cui voglio in particolare segnalarvi il volume Super Plato, Fluctuatio Animi, questo forse è il più importante dei suoi contributi, ha scritto anche una introduzione per esempio ai poemi del Gesto Nuovo, che ci porta quindi molto vicino ai nostri tempi dantesi. Si è occupato anche di argomenti più recenti, ma collegati anche alle conferenze, per esempio Luzzi, che poi ha dedicato sempre le sue attenzioni. E dato che c'è anche qualche persona presente in sala più giovane, voglio ricordare anche una cosa particolarissima, vero? Cioè, è un po' speciale, cioè qui ha curato anche volume, poi con l'intervento di vari altri collaboratori che riguardano la presenza di Dante, per esempio, nei fumetti, negli illustratori, tra anche di tipo popolare, diciamo, tra fine 800 appunto e inizio 900, ne è venuto un volume particolare appunto molto più molto interessante. Quindi io lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. E gli regalo, diciamo, la medaglia che la società dantesca prevede sempre appunto per i suoi relatori, e gli cedo la parola per la lettura di Purgatorio 13. Grazie. Non so se funziona, mi sentite? No. Allora, innanzitutto credo che insomma, scuserete un po' di emozione, io sono ancora abbastanza giovane e questa è la prima ripetizione che tengo, ma innanzitutto devo ringraziare la società dantesca italiana per l'invito e intendo la società dantesca tutta, a partire dalla segreteria, dal nostro presidente, ma c'è appunto dal consiglio direttivo, da Franco Schwittner, che per Roma 3 è stato un grande maestro. Io ho avuto la fortuna di collaborare con lui quando ero ancora più giovane e di averlo avuto per un breve periodo, un tempo sfuggit, come collega. Forse è meglio se... Ok, benissimo. Vado, potete andare? Scusa. Benissimo, allora scusate e... Sì? No? Prova? Si sente questo? Si sente. Bene, ottimo. Allora, oggi parliamo del primo canto dell'Invidia. È un canto che, come spesso accade, come è accaduto un po' nell'esercizio della lettura Dantis, diciamo, è stato affrontato dando maggior risalto a singoli momenti, insomma, a brani, a punti specifici, la descrizione della geografia della Balsa, l'inno al sole di Virgilio, le voci che si spargono nell'aere, allo scopo di stimolare la qualità dei mententi, oppure la divina rappresentazione degli invidiosi, ancora la donna svedese, sapia, che è praticamente occupa di una casa. Ecco, io oggi vorrei provare a guardare al canto cercando di valorizzare la sua coesione interna da un punto di vista narrativo, e credo che ciò sia evidente attraverso, diciamo, alcuni sistemi semantici, magici, ricorrenti, che ritornano in tutti i 150 e più versi.
Secondo questa prospettiva, anche una sola parola, vedremo, quando ripetuta, dà vita a un parabilismo e quindi valorizza la struttura del canto stesso. Partirò da una prima osservazione, un'osservazione direi macro-strutturale. Infatti, c'è il canto inizia dell'incertezza. Superata la prima falsa, i due viaggiatori, Dante e Virgilio, sono ancora ripresi con l'esplorazione dello spazio purgatoriale, un universo in grado di scatenare stupore e sorpresa. Bene, questo aspetto è stato sottolineato. Ad esempio, scrive Donato di Roma, non c'è nessuno, si vede solo la luce, nuda, spoglia di vivido colore. A mio avviso, però, questa assenza riveste una funzione narrativa volta a sottolineare qualcosa di nuovo, e lo vedo. E questo mi sembra sia rilevabile proprio nelle due parole pronunciate da Virgilio, premiate da un senso di incertezza a cui si assomma, stato scritto, un effetto di privazione o di frustrazione della percezione visiva, sottolineato ancora di più dal contrasto con il visibile parlare che regna nella zona della superbia. Ed è una differenza a cui sembrano concludere i due termini che si ritrovano nel verso 7, segno e ombra, rimessi dalla critica contemporanea al tecnicissimo linguaggio dell'arte. Nonostante comunque poi ombre sia proprio riferito alle anime stesse dei penitenti, ai versi 46, 68, 83 e 100 del nostro canto. Ma, dicevo, questo modo sentimentale di incertezza è reso manifesto proprio dalle parole di Virgilio prima che sia intonata la preghiera al sole su cui molto si è scritto. Mi riferisco a una formula dubitativa, io temo forse che, con cui Virgilio, mentre dà voce alla sua intenzione di procedere in uno spazio che contempla gli appare proprio una nuova ospitale libero, rivela al lettore tutta la sua inesperienza in merito al nuovo cammino da intraprendere verso Giuseppe. Ma tenete a mente anche solo la parola temo, che vedremo si rivelerà molto importante. Ecco, io credo che in quella battuta sia contenuto una sorta di moto di esitazione di Virgilio, per dirla citando Todoro, che rimutava il modo di espressione di qualsiasi personaggio come spia di un possibile approfondimento psicologico di qualsiasi attante impegnato con lui. E io credo che questa strada, questa condizione coinvolga anche i due pellegrini che sono impegnati in questa cultura. Ecco, se Francesco Mazzoni sentiva e promuoveva la necessità, anni fa, di compiere operazioni di storicizzazione delle immagini dantesche al fine di meglio inquadrare il messaggio che esse potessero trasmettere prima e poi della commedia sul piano retorico e poetico, ebbene, per i primi lettori straordinari devono essere risultati personaggi della commedia, a partire proprio dal protagonista. Un attento fine direttore della commedia, Borges, scriveva che noi conosciamo Dante intimamente, che non c'è nulla rispetto, di simile a Dante rispetto alla tradizione che lo precede. Scriveva Borges, noi lo conosciamo come lo conosce Virgilio, più di quanto lo deve conoscere Beatrice Pettinari, più di ogni altro, perché nel corso della narrazione, della sua avventura, egli si pone e resta al centro dell'azione. Ogni cosa è vista attraverso di lui, non solo, ma egli ne ha anche parte. Ecco, io credo che questa caratteristica sia riscontrabile anche in altre figure della commedia, e in particolar modo in Virgilio. Per quanto pertiene il nostro canto, passando
dalla prima alla seconda cornice purgatorio, dal primo al secondo regno, da quella esperta dell'inferno, Virgilio è chiamato a confrontarsi con un luogo che non conosce, verso 17. E come procedere? Dove procedere? Cosa incontreremo? Queste sono le domande che motivano e spiegano la tanto discussa preghiera al sole. Ora, se consideriamo, se ragioniamo sul fatto che siamo già nella seconda parsa e che il profilo del monte per monte tende ad assomigliarsi in un'unica direzione, come spiega il verso 2 del canto, seconda mente esquisita, l'invocazione di Virgilio, il dolce lume che scambia il mondo, potrebbe suonare un po' superfluo. Però è vero che c'è questa osservazione riguarda prima di tutto l'autore. Non è detto che in particolare sia noto al personaggio di Virgilio. Ma se quella direzione destrozza, superata la maggioranza dei superbi, è chiara, perché rivolgersi all'astro? Qualunque sia la simbologia sottesa a esso attribuibile. Perché, vedete, l'inno al sole tirato l'attenzione di chi mi ha preceduto proprio per il significato da attribuire al sole. Ma che il lettore sia chiamato da Dante stesso a interrogarsi, a soffermarsi in quel momento, è mostrato sia dalle parole dell'invocazione, sia dalla gestualità di Virgilio. Una relazione semplice ma complessa nella descrizione, che, come ha scritto tra gli altri Giorgio Inglese, rende Virgilio simile a un compasso. Il suo è un atto più che umano e tale, dice sempre Inglese, a rammentarci una missione provvidenziale di Virgilio. Questo aspetto era in parte chiaro nei commentatori precedenti. A proposito della mezza prima volta, un'occorrenza intertestuale molto interessante fu scoperta, per esempio, da Luigi De Longoni, il quale sottolinea proprio l'intenzione dell'autore. Dice: l'intenzione di chiamare su di essa l'attenzione del lettore. E poi De Longoni mutava un'affinità con un'altra parola che ha come protagonista nel ciclo, quella che il padre compie sull'orlo del pozzo di Mare Bolge. E aggiunge il Longoni, ossia nel vestibolo dell'inferno, dell'invidia. Lo studioso si riferisce all'inferno 1612, un decimo forse inferno destro lato, movimento che anticipa il gettare nel burrone che si spalanca sopra gli abissi infernali, la corda che cingeva tanto il personaggio al fine di stimolare l'arrivo di Gerione. Corda con lui lo stesso Dante, così è vero, dove là, aveva pensato di catturare una delle tre fiere da Monza. Ora, perché è buono? Il riscontro testuale va al di là della semplice riproposizione del movimento. Poiché, per motivi, innanzitutto perché crede che l'inferno 16 sia appunto il vestibolo dell'invidia, quindi nota questa affinità del decimo terzo. E poi anche perché, insieme con altri esegeti un po' passati in moda, Rossetti, Calvani, Luzzani da Ferranti, in tempi più recenti in Salinari, perché non può la Monza, qui Dante avrebbe dovuto prendere, avrebbe dovuto catturare attraverso questa corda, non sarebbe un simbolo della lussuria, ma dell'invidia. Ora, io lascio da parte quest'ultima proposta interpretativa, anche interessante, ma un po' ricitabile forse, proprio attraverso il decimo verso del Purgatorio, dove Dante dichiara che il suo peccato di invidia è poca cosa, versi 130-132. E quindi sarebbe un po' strano considerarlo come uno degli impedimenti al viaggio, interrotto nel primo dell'inferno. Ma quello che è importante, quello che risulta valido, è che le due mezze giravolte di Virgilio hanno luogo in occasioni fortemente segnate dall'incertezza. Lo manifesta nel canto infernale
il dubbio non espresso ugualmente da un altro personaggio, verso 115-117, e pur conviene che la risponda, diceva proprio medesimo, al Dao Cinno, che il maestro con l'occhio si seconda. Ecco, ma come spiegare questo breve ma intenso inno al sole? Giorgio il Milese lo fa attraverso due richiami interni al poema. La prima rammenta che la formula 12 lune ricorre in inferno 10. Aggiungerei però che lì il valore del sintagma non può che essere materiale, visto e considerato che a parlare tra la carta dei Balcani, un eretico, che certo non può dispiacersi del fatto che gli occhi del figlio non siano più feriti dalla grazia di Dio. L'inglese annota poi come la preghiera si basi su un simbolismo già operante sul principio del poema, si riferisce a Inferno 1, quando il futuro pellegrino smarrito e piedi più corre, mentre impegnato in un viaggio impossibile a bordo in proprio, rivolge gli occhi al cielo e vede il mondo già bloccato dai raggi di un pianeta che me l'ha vinto a più di questa, diciamo un po', la linea interpretativa maggioritaria, che come avremo insomma capito, vede nel sole la grazia divina, o Dio stesso, o comunque che lì nel sole a Dio in quanto autore della natura. Seguono altre due linee interpretative, non troppo distanti da loro in verità, che vedono nel sole un riferimento alla scienza speculativa, alla ragione, qualcuno si spinge a dire ragione naturale, qualcun altro ragione virgiliana, e chi altro lo scorge oltre al senso letterale. Quindi, sole asso. Tra i commentatori c'è anche lì, in bivio tra l'una e l'altra interpretazione, ha attribuito ai versi una sfumatura negativa, inopportuna, poco riuscita, rilevando di fatto l'assenza di coesione dell'intervento. Ora, è curioso notare come il secondo e il terzo gruppo abbiano accresciuto la lista dei propri sostenitori durante il secolo scorso. È curioso, ma stupisce poco, non che voglia fare il Gramsciano, però se consideriamo che qualsivoglia sistema teologico è figlio del proprio tempo e che il Novecento è stato il secolo della morte di Dio, è quasi scontato che un momento tanto ambiguo dell'opera sia stato recepito secondo le righe di una sensibilità evidentemente larga e comune tra chi si occupava del commento alla commedia, cioè intellettuali e accademici. Come che sia, l'interpretazione più letterale della sole astro potrebbe essere però giustificata attraverso un ragionamento logico grammaticale. In effetti sembra un po' inutile l'invocazione dell'aiuto divino in un punto del viaggio, siamo quasi a metà del purgatorio, in cui dovrebbe essere ormai chiaro che l'intero itinerario risponde alla volontà divina. E tale aspetto è forse sottolineato dalla puntualizzazione limitativa contenuta verso 20, se altra ragione in contrario non conta. Quale altra ragione? Per dirla con le parole di Matteo di Correa, che è molto bello, l'apostolo di Virgilio al sole è così solenne che viene fatto di pensare a un senso allegorico di cui il sole rappresenta come altrove la luce della grazia divina. Ma d'altra parte è assurdo che vi sia qualche ragione la quale possa far rinunziare alla vita della grazia divina. Il sole sarà dunque quindi il padre del sole, conclude Matteo Correa. Ecco, diciamo che questi dubbi interpretativi hanno portato a considerare l'apostrofe, dicevo, poco riuscita. Attilio Mugliano l'ha reputata addirittura riempitivo. Altri hanno detto che addirittura è peggio. Per esempio, il posto peggio si legge è poco se non mai adatta alla tenue occasione narrativa. Io non vado oltre sul piano né delle definizioni né mi soffermo sulle linee interpretative passate. Ma vorrei sottolineare come l'inno virgiliano sia tutt'altro che superfluo e l'occasione narrativa tutt'altro che tenue.
se recuperassimo tutti i vari riferimenti al Sole e alla Cammella, al di là del loro significato, noteremo come l'astro svolge sempre una funzione rassicurante, confortante, qualità che è attribuita proprio in analogia all'astro addirittura a Virgilio, Inferno 11.91, solo che risolve altri problemi. Dunque, che sia l'astro che rimandi alla grazia divina, che sia una sorta di ardita concretizzazione della ragione, poco importa. Ciò che è rilevante è la scelta dell'autore di voler trasmettere al suo lettore la funzione narrativa di quell'elemento. In quel preciso momento del libro purgatoriale, Virgilio non è sicuro, e questo può porre in evidenza l'innovazione. Se si accentua la vitalità di questo momento narrativo, si noterà però una piccola differenza rispetto ai richiami intertestuali che avevano proposto Ingrese e Pietro Poma, riguardanti l'uno il gesto di Virgilio in Inferno, l'altro la presenza di Sole Guida all'inizio del teatro infernale. In entrambe le occasioni vi era incertezza, insicurezza, sbigottimento, ma tali sentimenti pervenivano sempre e solo il personaggio di Dante, non Virgilio. Ora qualcosa è cambiato. L'incertezza, l'esitazione è passata da l'una all'altra. Non è una situazione definitiva. Ci saranno altri momenti in cui Virgilio ribadirà la sua capacità e il suo ruolo di guida, ma non è il momento. Tanto che proprio al termine della forza degli invidiosi prenderà piede una sola accennata fortissima lettura. Per la prima volta Dante, discepolo e seguace del poeta classico, pone in serio dubbio una teoria suicidiale, e lo fa nel quindicesimo canto del Purgatorio, quando, riflettendo sulle parole di Pietro Duca relativa alla vanità dei uomini nel possedere i beni mondani, non accetta, almeno in un primo momento, la spiegazione formulata dal compagno di viaggio, il quale, dopo aver chiesto a Dante maggiore attenzione, indicazione chiara, rificchi la mente, chiara ripresa, invece lo verso, ficca gli occhi, proviamo verso la realtà, non senza punta di stizza, Virgilio sceglie di mandare a Beatrice il compito di medico e di studiare il nodo teorico. E se la ragione non ti dispama, vedrai Beatrice ed ella pienamente ridurrà questa e ciascuna altra. Ed è un'emergenza che entra subito, con l'io protagonista pronto a dichiarare un tono di versi la sua fedeltà a Virgilio. Fatto sta che c'è stata un'oscillazione, peraltro anche giustificata magari delle piccole toppe Virgilio prende dell'inferno, no? Pensiamo per esempio la sconfitta durante la volta della cittadina. Però qui c'è qualcosa di diverso, che non c'è, non sono messe in dubbio le azioni, ma la sua sapienza. Ed è questa sapienza, in un certo senso, rafforzata proprio nel sole invece. Ma si nota poi che la presenza del sole nell'intero decimo verso non è limitata di origine. Tutto il canto è scandito dalla luce solare, dalla comparsa dell'astro, dal rapporto tra la vista e la luminosità. Dopo aver udito le voci che risuonano nell'aria, le trovate anche qui, in questa riproduzione di Alberto Martini, voci che servono a scherzare per i tempi, Dante è invitato da Virgilio a meglio guardare attorno a sé. Appunto, ficca gli occhi per l'aria e per il viso. Lo sguardo acuto è reso da un durissimo imperativo, ficca gli occhi, a cui va a contrastare in scamma poetica meglio diffuso, ben diffuso, che è abbastanza ricorrente negli amici di Dante, in particolare in uno vicino, poeta degli occhi per eccellenza, forse anche un po' invidioso, non so, visto le tante tensioni e rotture che si registrano durante la sua carriera. Ma quella condizione per ficcare gli occhi, quella vista attenta e acuta, è opposta alla condizione in cui giacciono gli invidiosi, privati invece della possibilità di usufruire della vista materiale. Ecco, qui trovate la descrizione del loro tremendo stato, L'impossibilità di godere del sole
non ha cura del sole, non è solo il risultato dell'ambizione imposta, i quali agli invidiosi, i quali per essere educati hanno le ciglia cucite, Dante si mette alla pratica della ciglia dura, dei rapaci, dei falchi, alla fine di amministrare. Ma il mancato godimento della luce è altresì l'espressione di una precisa volontà dell'astro, della luce che c'è, o di quanto dietro essa si cela. E questa è la specifica di sé, l'argir non vuole, e si segna il termine l'argir. La negata donazione della grazia traslata in luce è in realtà temporanea, perché indefinita, intenzionata a provocare gli invidiosi, dietro stimolo di Virgilio, Dante esprime a essi una piccola questua. La trovate sempre in slide. Ma questua che inizia con l'elogio del futuro e il luminoso destino di questo. Il lume, stavolta menzionato da Dante, l'alto lume, a differenza della preghiera virgiliana, dove è lecito mettere un significato più materiale, è naturalmente Dio. Ma attenzione, se c'è questa differenza, c'è anche una somiglianza, perché sul piano retorico si è sempre davanti a un elemento risuasorio, a una richiesta. Dio, di Dio è sottolineata la profonda e infinita carica, secondo le parole, tradotta nel desiderio, il cui unico obiettivo è accrescere e sviluppare il rapporto d'amore anche attraverso le tremende sofferenze a cui i penitenti sono sottoposti. E le parole di Dante, che è segnato dalla lista dei penitenti, si dice punto per compassione, viene detto, ai versi 53-54, possono suonare come un conforto e una rassicurazione, ed è un particolare di un poco conto per un canto che si era aperto dell'incertezza. Se dunque il sole compare all'inizio, è presente nel blocco centrale, bisognerà comunque notare che si ritrova, sebbene un po' in assenza, anche nell'ultima sessione del canto, quello dell'episodio della donna senese. Ci arriverò, però prima devo affrontare altri aspetti. Uno riguarda il peccato che si purga nella seconda cornice, cioè l'invidia, ed è uno dei vizi più complessi per i teologi e pensatori del Medioevo al Nord. E questo aspetto si riverbera anche nella commedia. Infatti non sembra esistere un girone infernale dell'invidia, nonostante pure alcuni lettori moderni abbiano provato a porre sotto l'egida dell'invidia una più o meno vasta zona infernale. Possiamo pensare alla Luna dello Sfinge, anche alla Borgia dei disseminatori di discordia, non fosse altro perché sul sudrazio e maldicenza sono le armi dell'invidioso. Tuttavia, la corrispondenza tra il sistema dell'inferno e quello del purgatorio, in questo caso, un po' manca, o almeno è molto sfumata. Di recente, Gennaro Sasso ha ricordato che la questione non è frivola. Io credo che formulare una risposta non sia semplice. Ma se si accetta l'assenza infernale, nonostante il cielo carcere sia poi disseminato di invidiosi, se si accetta che una borgia specifica degli invidiosi non c'è, bisognerà chiarire che tale carenza, come diversamente si è ritenuto in passato, non mina in alcun modo le fondamenta del sistema numerico. Perché? Sasso, che è un assertore dell'assenza, dà una risposta semplice, in un certo senso, e si rimette a un grande pensatore filosofico che ha dedicato tante pagine a Dante, a Etienne Gilson. Dante stava, dice Sasso, scrivendo un poema, non un trattato teologico, non un'etica. Quindi, tutto sommato, se ogni tanto c'è qualcosa che non capiamo, ci sta. Ecco, io credo che si possa aggiungere anche un'altra minima spiegazione. Quando si ragiona in merito alla partizione dei peccati, bisognerà comunque ricordare che quella più famosa, quella settenaria, promossa da Gregorio Magno, che si riscontra in Tommaso d'Aquino, non era poi l'unica, né fissa. Vi si affiancava almeno un'altra ripartizione, una di modi agostiniana, che prevedeva tre diversi gradi per ogni peccato e che distingue i peccati per quelli di fatto, di parola e di desiderio contro la eterna legge. Come che
sia, diciamo, questa assenza ha un po' turbato i secolari commentatori, del passato, e li ha turbati proprio quando hanno trovato l'invidia, cioè quando si sono trovati a ragionare sul Purgatorio 13. Quindi netto un passo, ovviamente non ti chiedo di leggerlo tutto, anche perché insomma è un piccolo, ma è una ripresa di porto insomma le considerazioni di Benvenuto da Imola sul Purgatorio 13, 19 e 21, proprio sull'assenza dell'invidia dell'inferno. È Virgilio a spiegare nel 17° del Purgatorio le caratteristiche proprie del secondo regno e dei suoi abitanti. E a proposito delle prime valse, ricorda come proprio l'invidia insieme a Ira e Superbia, anche la Superbia non ha proprio luogo nell'inferno, costituisce uno dei tre modi per cui l'amore di elezione può torcersi al male. Dunque, non solo Gregorio, ma anche Agostino, che ipotizzò anche una forma di rieducazione. Ecco, la rieducazione. Di recente, Edgar Wegener ha dedicato alcune opere al processo di purificazione messo in moto da Dante nel Purgatorio, notando come questo processo estenda la sua portata in una dinamica educativa che è valida sia per Dante personaggio, i cui occhi proprio nel decimo verso sono da grandi dolori punti, quindi diciamo in un certo senso condivide il dolore dei penitenti, sia per i lettori della commedia, impegnati a comprendere, addirittura a diversificamente, attraverso l'atto di lettura, le sofferenze volte a procurare il miglioramento spirituale e morale. Certo, noi non abbiamo le parti preuscite, anche perché sennò sarebbe impossibile leggere. Però, tanto le esortazioni di Virgilio verso il suo discepolo per ficcare gli occhi, quanto l'insistenza e tutto il canto sul senso della vista, vero e proprio sistema smartphone, possono essere maggiormente intesi se si tiene in conto l'intento didattico dell'opera e del processo penitenziario a cui sono chiamate le onde della seconda cornice. Tale dinamica trova una particolare espressione al detto proprio nel ricorso alla tecnicissima immagine della pratica della cintura, quella di uscire tra le palpebre ai lati. Giuseppe Lenz e Dima Morand hanno valorizzato sia la funzione rieducativa della vista degli invidiosi, considerata marcia già nell'Antico Testamento, sia l'immagine proposta, cioè quella della cintura, a rappresentare l'operazione, proponendo fonti più opportune del celebre trattato di Federico II, che sarà dileggiato quindi. Mocante poi ha rilevato nell'immagine degli sparvieri del tredicesimo canto del Purgatorio si inserisce in una lunga catena di similitudini con la porcaneria, del coro degli Apaci, dice la studiosa, un allegorismo che coinvolge lo stesso Dante in tutta la commedia. Si pensa al miglioramento della vista, in Paradiso 1, ad esempio, paragonato agli occhi dell'Ario. Una metafora continuata, dice Mugani, atta a raffigurare un'evoluzione spirituale concepita nei termini di un addestramento progressivo alle menti celesti e a un volo conforme alla volontà divina. Ora, se questo sistema semantico dei rapaci, diciamo, esiste ed è operante, credo che si possa spiegare, insomma, allora si potrebbe notare come nella seconda parte del canto Sabria paragoni se stessa e il suo atto di hubris a un merlo, cioè a un altro volatile. La similitudine in questione, verso 123, come per un merlo che poca bonaccia, atta ad amplificare e chiarire il grido verso Dio della donna, verso 122, ormai più non ti temo, è stata spiegata attraverso un antico e diffuso adagio, quello dei giorni della merla, che vale ancora oggi. Ma si nota in particolare che l'adagio è altresì implicito il ruolo della luce del sole, della bella stagione, è goduto dal vento. Accettato il sistema semantico, allora l'invocazione virgiliana acquista opportuno significato di contrasto, tenendo conto che tale appello del sole, cioè la massima luce, ha
condannati alla temporanea cecità. Un altro studioso, Andreas Kaplitz, ha ricordato che gli occhi di Dante che prova un dolore, menzionato verso 57, diventano uno strumento dell'espressione della carità. Lo studioso ha osservato come già Sant'Agostino, nel suo commento al Vangelo di San Giovanni, aveva detto che la carità serve a purgare gli occhi. Ora, se si guarda all'interezza della citazione agostiniana, ve la do in traduzione, grazie all'amore per il prossimo, purghi il tuo occhio per vedere Dio, si noterà che essa combacia esattamente con le parole con cui Dante appella gli invidiosi che abbiamo ricordato. Gente sicura di vedere l'altro Dio. L'insistenza sull'idea di occhi malsani da sanare crea una connessione di non poco conto, soprattutto perché si verifica su un asse verticale perfetto, con la più famosa menzione dell'invidia dell'intero poema, quella presente nel XIII canto dell'Inferno, formulato da Pietro Parolini, il quale aveva definito l'invidia come l'editrice e aveva detto che gli occhi degli invidiosi erano punti, dunque termine denotante, passenza d'animo. Poi subisce quella protagonista, alla fine del canto, Savina, la domanda di Dante volta a chiedere se tra le varie ombre ve ne fosse una latina, si rivolge al pellegrino chiamandolo frate, fratello. In piena antitesi con chi, diciamo, per il titolo, invidioso non può avere, come per esempio pensate a Caino, che si scaglia con il suo fratello Abele. La rieducazione degli occhi, pensa via, è in corso d'opera. Ecco, ancora pochissime parole sull'invidia. Dicevo che è un peccato complicato. Per alcuni teologi la guarigione dell'invidioso è impossibile. Per Agostino è un vizio atavico, naturale, assimilabile al modo dell'animo. Nelle confessioni fa l'esempio di Paracus, che con Paracus amare aspetto fissava desideroso il suo compagno di latte. L'invidioso non sente piacere, non ricava nulla dal suo peccato, solo dolore e infelicità. Il suo è puro dolore, un dolore interiore. Anche la fisionomia del peccatore tende a quella che è la forma della giustizia. L'invidia può tradursi solo in azioni che danneggiano l'altro, che danneggiano gli invidiati, minando così la pax e la concordia sociale. I due peccatori invidiosi per eccellenza, Lucifero e Caino, vanno contro l'ordine naturale delle cose. L'invidia è diffusa dove? Nei luoghi urbani, la corte, per la vita, l'università. Ma Dante, il presentare l'invidia, è tanto lontano quanto più pervicace di un buon compagno da signa, che la descrive come un mostro a più teste. Nessuna straordinarietà nella commedia, ma piuttosto l'immagine di una donna senese, semi sconosciuta, con l'evidente scopo di attribuire e sviluppare il ruolo di minimo comune denominatore dell'invidioso, così da poter sottolineare l'universalità del peccato. Un peccato con penitenza attraverso la trasmutazione dell'invidioso in mendicanti, giunta orbi, dunque il gradino sociale più basso, costretti a fare affidamento l'uno sull'altro, come non hanno fatto in vita, l'uno il capo sopra l'altro a valle. La punizione è ancora peggiore perché se l'invidioso è stato, è anche un superbo, in un gesto profondissimo di umiltà, i penitenti sono pure chiamati a esporre la loro infermità. Unico mezzo per raggiungere l'altrui pietà, verso 64, premio che non è raggiungibile attraverso il mezzo preferito dell'invidioso, la parola, verso 64-66 del canto. L'invidia che si traduce in calunnia e maldicenza è un tema diffusissimo, che ritroviamo veramente dappertutto, anche nell'arte. Questa è l'immagine dell'invidioso di Giotto, della Cappella degli Scolini a Padova. Ma diciamo che c'è anche oltre qualcos'altro nella condizione dantesca. Infatti, se il peccato in ambito sociale trova attuazione attraverso la diffusione di pettegolezze e calunnie di sempre difficile identificazione, parla allora più chiara
la funzione simbolica dei cortesi inviti degli spiriti convisti. È evidente che le voci, proprio per il loro carattere pragmatico, ricorda Petrocchi riflettendo sulla variante ire al posto di voci, dice, sono soltanto parole gridate per l'aria, vuote di ogni melodia, assomigliano a una sorta di contrappasso infernale. Corrispondono al contrario della maldicenza sussurrata. Però hanno un comune con essa nel vento, anche loro sono invisibili. Gli esempi che sorvolano nei viventi sono cinque, in realtà. Tre nel decimo terzo. Primo, vino non ave, le parole pronunciate da Maria durante il partito di Cana. La terza, amate da prima la veste, ripresa dal discorso della montagna. E poi la seconda voce, che passò ordinando, e si tradisce nell'affermazione io sono reste. Ora, diciamo, questa seconda voce all'inizio non era stata capita, ecco, dal secolare commento, ma secondo me proprio attraverso questa seconda voce si può capire qualcosa di più della funzione di tutti e tre gli esempi. Dante, come è stato spiegato, io recito Pirovano, ricavava la gara dell'altruismo attraverso Cicerone, che la ricorda nel De amicizia e nel De finibus. Nei due brani Cicerone racconta che durante la rappresentazione di questa scena il pubblico si alzava in piedi per applaudire clamorosamente. L'osservazione secondo me è importante perché è proprio il successo dell'episodio che rende la validità dell'intento didattico della letteratura, del teatro. Ecco, in un certo senso i viventi diventano come gli spettatori a cui fa riferimento Cicerone. Anche loro sono chiamati, diciamo, a godere del gesto dei due amici menzionati nella voce. Brevemente, nel decimo quarto arriva la controparte negativa. Le voci si preferiscono, le voci nell'aria, alla Bene, scusate, a Caino e a Glauro. Caino non lo spiego, logicamente, secondo tutti quello che ha fatto. Però Caino ha un tratto in comune con Glauro. Chi era Glauro? Glauro aveva provato, secondo le Metamorfosi di Ovidio, a ostacolare l'amore di sua sorella Erse per Mercurio. Ecco, io credo che Glauro sia importante per un particolare del decimo terzo, cioè i manti, i mantelli, che coprono gli invidiosi. Mantelli che sono del colore della pietra con diversi, verso il 48 del decimo terzo. Ora, diciamo, la tinta è quella del vigore, che la vetraglia ha il lindo colore, verso 9. Ma se questo tratto è fenomenologico, qualunque invidioso, limpido e pieno di gore, è strana la presenza della veste. Ora, l'antica esegesi, il primo penso sia stato Pietro Alighieri, ha ricordato come l'episodio di Aglauro è importante perché Aglauro viene tramutata in pietra dalla personificazione dell'invidia stessa dei due atti, dietro l'indicazione di Minerva. Quindi, legato alla roccia, pietra, veste, mitologico, chiaro. Però, secondo me, la tessera relativa a questo legame, che compare anche oltre Dante, questo è il libro degli Sterni di Acciaio, quello invidioso, vedete la pietra che tiene giù. Quella tessera ovidiana però non è limitata alla scelta della tonalità, a mio modo di vedere. Perché Aglauro è stata tramutata in pietra per colpa dell'invidia, indossando dei mantelli del colore della roccia, come in una rappresentazione teatrale, i penitenti del purgatorio sono chiamati ad attuare una temporanea metamorfosi. Anche loro diventano pietra in un certo senso, accettano che la loro natura sia simile a quella di Aglauro e di Caino. E in questo modo figurano e assumono la posizione che spetta al personaggio di Aglauro. Perché una veste e non una vera trasmutazione in pietra? Semplicemente perché la vena delle anime purganti
per quanto possono essere vere dure e lunghe, sono pulsanti temporali. Dunque la loro non può e non deve essere una metamorfosi completa, come invece accade talvolta nell'inferno. Della salvezza, del resto, in parte si pure sapia, quando rammenta all'interlocutore a Dante che ormai ciascuna anima è cittadina di una vera città. Anche se il processo è un po' in atto, si può dire che sappia, è certa di ottenere il suo passaporto celeste. Sicuramente più certa di quando noi lo chiediamo in questura, nonostante i denti siano più o meno simili. Non diversamente da quanto avviene con le prime battute virgiliane, anche con Sapia l'autore indugia nella descrizione della sua gestualità. Mimesi del reale, sottolineatura dello stato ancora prudente della donna, condizione rimarcata dall'espressione che per salenti ti domi a maestri. Dunque, in linea con il sistema semantico a cui risponde la scimmiatura. Cosa posso dire sulla donna senese? Sul piano storico davvero poco. Basta rimandare alla completa voce di Giorgio Maranini per il dizionario biografico degli italiani. Ribadisco qualche coordinata e aggiungo minime puntualizzazioni. Sapia è stata identificata dalla moglie di Tacchi in Impaldo, a sua volta ritenuto a torto un membro della famiglia senese dei Sarracini. Infatti, come aveva ricostruito Alessandro Lesini, cui ragionamento è stato ripreso e ampliato da Renato Lucarini, la famiglia di origine di Bibaldo è solo confondibile con quel celebre casato senese. Da una parte Saracini, dall'altra il patronimico di Saracino. Fatta propria tale puntualizzazione, Bibaldo, homo novus e uomo di origini, si dimostrò un uomo dotato e arrivò addirittura a ottenere la proprietà di un castello, oggi noto insomma le rovine come Castiglioni di Baldi. Più certa invece la parentela di Sapia con chi? Provenzano Salvani, che compare nel canto precedente. E questo è anche un dato storico importante che permette di meglio chiarire la causa dell'invidia della donna rimasta per un lungo tempo oscura. Due possibili eventi che avrebbero potuto scatenarlo. Nel 1267 il Bibaldo, marito della donna, si era proposto alla carica di podestà di Colle Valtelsa, carica che invece andò al fratello di Provenzano, quindi al nipote, insomma, all'altro di lui. Inoltre, nel 1268, alcuni castelli delle zone in cui si trovavano anche i possedimenti di Bibaldo e di sua moglie erano stati sobillati dalla parte guelfa e si ribellarono a Siena. La rivolta venne esitata nel sangue della Provenzano e secondo uno studioso Pietro Rossi la morte di Bibaldo sarebbe avvenuta proprio in quell'occasione. È una supposizione interessante ma non ho trovato riscontri o comunque adeguata documentazione per essere certi che sia andata così. Ma sicuramente quella guerra avrà comunque minato interessi di era in contatto con la curia, chi in qualche modo era legato a Guelfi, chi di Baldo compare in diversi documenti della curia romana. Comunque si può dire che l'odio per i concittadini, tramutatosi nel desiderio di sconfitta dei compaesani, guidati dal nipote Provenzano nella battaglia di Colle del giugno 1269, dove questi trovò la morte, e viscerata della donna. Coinvolgendo un congiunto, la sua invidia non è tanto lontana da quella di Aglauro e Calino. Al piano delle profezie post-eventum, pertengono invece le parole conclusive del canto, quelle della donna con cui Sapia ammonisce i progetti politici senesi relativi all'acquisto del porto di Talmone e, in secondo luogo, alla ricerca del leggendario fiume sotterraneo della città, la Diana. Ecco, io qui vorrei solo dire che in realtà l'acquisto del porto non fu subito un fallimento, anzi, mutata la copertura politica del Consiglio dei Nove, si era ottenuto un accordo con Firenze affinché le mercanzie della città passassero esclusivamente per Talmone. Però era anche vero che
che a partire dagli anni 10 del 300 vi furono diversi saccheggi e Talamone fu oggetto di continui assedi, distruzioni e ricostruzioni. Come che sia, la scodisciata di Satira dei cittadini, gente vana, come li aveva definiti lo stesso Dante, non nasce comunque dall'invidia, come dice Robert Polander, ormai impensabile, ma dalla carità, una carità che nell'intento di correggere non si rivela di usare più la bruschezza che la dolcezza. E proprio attraverso la menzione della Diana, come ha rilevato Marcello Ciccuto, si realizza una nuova ripresa per immagini della prima parte del canto, quella relativa cioè all'intelletto delle anime purganti, l'intelletto definito della mente del fiume, verso 89, che soltanto in virtù di una grazia condivisa potrà scorrere l'intimo così lontano e inconciliabile non solo con il distinto paesaggio di questa cornice, dice Ciccuto, quanto in particolare con l'immagine del percorso d'acqua della Diana. Minimo aggiustamento storico lo merita Pier Bettinaglio. Sul personaggio mi sembra sia rimasta inascoltata un'importante indicazione di tratta a bambino al cielo. La studiosa ha mostrato come l'esegesi storica potrebbe aver fatto confusione tra il suo uomo e suo padre omonimo. Del primo, infatti, si è ritenuto per molto tempo che dopo aver esercitato la professione di venditore di pettini e aver avuto alcuni figli, si sia donato alla vita spirituale. Secondo la studiosa, però, l'epiteto pettinaio, se è un riferimento a mestiere, sarebbe un riferimento al mestiere del santuomo, ma di suo padre. Così la professione divenuta un cognome è stata trasmessa al secondo Pietro. Mai intendiamo il cornetto nel commercio secondo il Pietro. Le ultime mie riflessioni riguardano il personaggio di Sapia e la sua collocazione tremondale. Ecco, la donna, come ha scritto per esempio il Corvi, incarna in modo compiuto l'invidia, include ogni aspetto del peccato, che mi risulta così integralmente raffigurato, in senso personale e civile. Sulla stessa linea Miravocano, la quale ha valorizzato il legame antifastico tra il nome parlante della donna che manda la saggezza, Sapia, vera antitesi del vizio di invidia, e ha anche ribadito come con Sapia e con il legame con il nipote Provenzano è spiegato tanta la continuità di questo canto con il precedente, quanto il rapporto tra i peccati della superbia e dell'invidia. Ecco, questi sono i versi, diciamo sicuramente un peccato minimo tra superbia e invidia. Dei versi merita attenzione il gerundio rimendo, Petrocchi ha ricordato che sarebbe accettabile anche la lezione di mondo, perché il primo termine non ha il vantaggio del lessico di Ficilio, ma diciamo può essere accolto con più tranquillità perché richiama l'immagine della litania, che è una vita da raccontare, da riuscire, come cucite sono le palpebre degli invidiosi. Un'altra continuità di immagini. Il gioco tipologico sul nome Sapia, volto a rappresentare un'eccezione alla regola giustinianea secondo cui i nomi sarebbero conseguenze delle cose, è volto a designare la donna senese come insipiente. Si rammenta una cosa che all'altro, chi è che aveva voluto la sua trasformazione in roccia? La sapienza, in Eva. A negare poi un legame naturale con la sapienza, ci penserà la sapienza stessa, subito pronta ad autoinvestirsi del titolo di folle, verso 112 che non trovate sulla. Si è discusso su questa follia che avviene nell'ultima parte della vita della donna, discendendo l'arco dei suoi anni. Sapia è stata folle perché ha desiderato la sconfitta dei suoi cittadini o perché ha peccato di blasfemia? Secondo me entrambe le spiegazioni valgono. Valgono perché? Perché colgo un aspetto importante della commedia, cioè la connotazione spirituale dell'opera e anche quella politica. E un suggerimento per meglio comprendere l'arco di blasfemia viene proprio da un testo politico di Dante, dall'epistola diretta a Fiorentini, in cui Dante definisce quest'ultimi, come scrive Elisabrilli, folli, nervi, tabili, attributi che si susseguono in un crescendo incalzante fino al climax costituito dal titolo di Incipientes, ossia
quindi non solo della saggezza, ma anche del fondamento della saggezza, del timor dei, come Dante precisa memore di un celebre del Circo dei Salmi. Il Salmo, qui fa riferimento alla studiosa, è il 110, versetto 10, Inizium sapiensi, timor domini. Quindi, forse si può dire che per Dante la vera sapienza nemica di tutti è legata al timor dei, come del resto reputava anche Tommaso d'Aquino. Timor dei, uno dei sette doni dello Spirito Santo, e Dante lo menziona nel convivio. Si noti, nella citazione che ti riporto, la formula tanto largamente, sia davanti all'importantissima metafora della Largina Sibillina, che abbiamo già incontrato nel verso 69 di questo canto, il largir. L'immagine, come ha mostrato Marco Magnani, è fondamentale per designare la trasmissione della grazia, quindi anche dei sette doni dello Spirito Santo. E a me sembra che proprio il timor dei sia il nodo fondamentale del grido della donna, l'atto di iubris, della quale è calcolatamente espresso sia nell'atteggiamento sia nelle parole scelte. O mai più non ti temo. Gesti e parole che sono il fondo del paragone con l'atteggiamento del merlo davanti a una giornata di sole, convinto dalla propria conaccia di essere ormai entrato nella primavera. Si noti, ecco il tempo, che il tempo compariva anche in Virgilio, ma in una situazione del tutto diversa, perché Savina brilla di piena sicurezza quando fa quel lungo. Ma sicura di cosa? È strano, tutto sommato, che Savina, come dire, bestemmi, quando, se andiamo a notare la sua storia, i versi che la riguardano, tutto sommato lei dovrebbe mostrarsi un po' contenta, perché tutto sommato Dio ha piegato addirittura il suo volere al desiderio della donna. Verso 117. Io pregavo il Dio di quel che volle. Nel negare la funzione del timor dei non è minore che bestemmiare, non è un atto minore che una bestemmia. E se la lettura è corretta, anche il ruolo di Pietro Pettinaio resterebbe comunque importante, poiché chissà piace passato o meno nell'antipurgatorio, senz'altro le sue preghiere, le preghiere di Pietro Pettinaio, potrebbero aver ridotto la permanenza della donna nel cielo del tempo. E del resto in questi versi non mi sembra che ci sia un'indicazione chiara per capire a quale dovere si riferisce Savino. Diciamo che, ingannata dal proprio desiderio, Savino ha ritenuto che la luce, la suprema luce, avesse esaudito la sua preghiera. Si è fatta primavera, dice Savina. La stagione del dolore è alle spalle, ora e per sempre. E che Savina volesse alludere forse a questa dinamica, mi pare possa sottolineare lo stupore con cui lei saluta la speciale condizione di Dante, manifestazione in persona del fatto che egli è, diversamente dalla donna, davvero prossimo alla grazia divina, e lo è in vita. Oh, questa è a dirsi cosa nuova, rispose, che grazie non è che Dio ti ama. E l'amore è veramente uno dei figli del canto. Le parole dell'aria erano tratte dall'amore, dalla mensa d'amore. Parole che ribadiscono la magnanimità e la gratuita dell'amore, cui tutti sono invitati a cibarsi. Ecco, amore, verità, luce, volontà divina, questo è il miracolo che intuisce, istituisce la visione profonda del canto e il fondo dell'errata percezione dell'uomo, la quale poi che finisco l'occasione per chiedere al pellegrino di impegnarsi presso i più prossimi affinché venga infamata. Ma da cosa? Dalla sua invidia, che dobbiamo supporre la cosa nota, liberata dall'atto di sfida verso il divino? Io questo non lo so, devo dire che comunque episodi del peccato mi sembrano connessi in una situazione privata. Con Savina, che è stata spesso immaginata, anche se qui gli elementi testuali sono pochi per disegnare tale potere, mentre in cima la sua torre godeva della sconfitta altrui. Poco fornisce leggendo la caccia, che potrebbe più semplicemente rimandare alla fenomenologia del peccato, all'organo preposto, all'atto contemplativo, invidioso, guarda.
piuttosto che pensare a un'osservazione oculare da telescopio su quanto sbattato. Come che sia, se volessimo noi esplorare l'era del tempo, allora potremmo dire che la preoccupazione di Sapea è ben assumibile utilizzando le parole con cui William Shakespeare identifica l'invidia e maldicenza della Milena. Con esse, ha inizio il male e il peggio resta indietro. Grazie. Bene, allora, come la tradizione, do lettura di canto. Noi eravamo al fondo della scala, dove secondamente si diceva lo monte che salendo le tue disfane. Ivi così la cornice vera intorno al poggio come la primaia, se non che l'arco suo piuttosto piega. Ombra non vi è, né segno che si paia, parsi da lima e parsi da piaschetta col livido colore della terra. Se qui mi mandrà la gente s'aspetta, ragionava il poeta, io temo forse che troppo avrà di indugio nostra Elena. Poi, fissamente al sole gli occhi forse, fece del destro lato un po' al centro e la sinistra parte mi si attorse. Oh, dolce lume, a cui fidanza io entro per lo nuovo cammino, tu ne conduci, diceva, come condursi vuole in centro. Tu scaldi il mondo, tu sovresso luci. Se altra ragione incontrare una pronta, essere pien sempre dei tuoi raggi luci. Quando di qua per meglio si conta, tanto di là eravamo già viti con poco tempo per la voglia pronta. E verso noi volati sentivi, non però visti, spiriti parlando alla mensa d'amore cortesi di vita. La prima voce che passò volando, vino un'ave altamente disse, e dietro a noi andò il re Mitrano. E prima che del tutto non si udisse, per allungarsi un'altra. Io sono l'estero, passò gridando, e ancora non s'affisse. Oh, dissi io, padre, che voci sono queste? E come io domandai, ecco la terza, dicendo, amate da cui male avesse, e il buon maestro, questo cimbio sferza la colpa degli inti. E però sono tratte d'amore le corde della terza. Lo fre vuole essere del contrario suono. Credo che tu dirai, per mio avviso, prima che giunghi al passo del perdono. Ma picca gli occhi nell'aria del viso e vedrai gente innanzi a noi sedersi e ciascuno è lungo la grotta assiso. Allora, più che prima gli occhi aperti, guardami innanzi e vivi ombre con manti al color della pietra non diversa. E poi che fumo un poco più avanti, udì a gridare, Maria, ora per noi, gridare Michele, Pietro, tutti santi. Non credo che per terra vado ancora, uomo sì duro che non fosse punto per compassione di quel che io vi porto. E quando fui sì presso di loro giunto, che gli altri loro a me di ancerti, per gli occhi fui da grave dolore. Di vincificio mi pare anche bene, e l'un sorferia l'altro con la spalla, e tutti dalla rima erano scoperti. Così dicevi, in cui Europa parla, stanno a perdoni a chiedere loro bisogna, e l'uno il capo sull'altro a valla, perché in altrui d'età posto si vogna, non pur per lo suonare le parole, ma per la vista che non meno voglia. E come all'orbi non approda il sole, così all'ombre, qui in Dio parlora, luce del cielo, di sé, d'argento, non vuole, che a tutti un fil di ferro scimmie ora e cusce, siccome a spargir selvaggio si fa però che quello non dimora. A me pareva, tanto, fare un tratto, leggendo altrui, non essendo veduto, perché io mi volsi al mio consiglio saggio. Ben sapevi che voleva averlo muto, e però non attese mia domanda, ma disse, parla, che sia breve e acuto. Virgilio che veniva da quella banda della cornice, non decadersi può, perché da nulla sponda si inghirlanda.
dall'altra parte un'era di nipote ombre, e per l'orribile costura preveva sì che bagnava di volte. Volsemi a loro e, oggetti scuri e cominciai, di vedere l'altro lume del visio vostro solo in sua cura, se tosto grazia risolva le schiume di vostra coscienza, sì che chiaro per essa scelta nella mente il fiume. Ditemi, che mi fia grazioso il caro, se anima qui tra voi che sia latina, e forse lei sarà buona sicura a fare. O frate mio, ciascuna è cittadina di una vera città, ma tu vuoi dire che divesse l'Italia peregrina? Questo mi pare risposto dire più innanzi a quanto vellato io stava, onde io mi feci ancor più l'assentire. Tra l'altre vidi un'ombra che aspettava in vista, e se volesse alcun dir come, lo mento col viso d'ordine che su levava. Spirito, dissi io, che pensamenti d'ome, se tu sei quelli che mi rispondesti, fammi di conto o per loro o per nome. Io fui sanese, rispose, e con questi altri rimendo qui la creatura, lagrimando a colui che se ne presti. Savia non fui, ma venia che Savia non si chiamava, e fu delle altrui danni più lieta assai che di ventura mia. E perché tu non creda che io ti inganni, odi se io fu, come ti dico, folle, già discendendo l'arco dei miei anni. Erano cittadini miei presso a colle in campo giunti con loro avversari, e io pregavo a Dio di quel che volle. Pronti, furquivi, volti nei anali massi di cura, e veggendo la caccia, letizia presa, a tutte altre dispari, tant'è che io volsi in su l'ardita faccia, gridando a Dio, omai più non ti temo, come fai il merito per poca coraggio. Pace voi, Dio, sullo stremo della mia vita, e ancora non sarebbe questo vero penitenza scemo, se ciò non fosse che a memoria mente perpettinare le sue sante orazioni, a cui di me, per carità, non credo. Ma tu chi sei, che nostre condizioni vai dimandando, e porti gli occhi sciolti, siccome io credo, ispirando ragioni. Gli occhi, dissi io, mi fiemi ancora più torti, a piccio il tempo, che povera offesa fatta per essere con i figli avvolti. Troppo e più la paura non è sospesa all'anima mia del tormento di sotto, che già l'incarco mi giù di peso, ed è la mia. T'ha dunque condotto quassù tra noi, se giù ritornar credi, e io, costui che è meno e non fa morto, e vivo sono, e però mi chiedi, spirito eletto, se tu vuoi che io muova, dirà per te ancora e a piedi. Oh, questa è unirsi cosa nuova e cose. Che gran segno è che Dio dami. Però quel breve tuo da noi mi giova, e che giuri, per quel che tu più brami, se mai nato la perla di Ascani, che miei propinqui tu venni infami. Tu li vedrai tra quella gente vana, che spera in tal amore e perderai più di speranza di trovarla via, ma più di perderanno gli ammirati. Grazie. Ecco, allora come abbiamo chiuso, penso abbiamo il tempo per qualche domanda, se c'è qualcuno al pubblico che vuole chiedere un elemento, qualcosa. Professore, la ringrazio per questa esposizione, per questo bellissimo arco del contatore. Ecco, volevo dire, una domanda, ecco, proprio sul peccato, sul divino, ecco, sulle sue manifestazioni, ecco, vorrei che si sbaglia, ecco, divino potrebbe intendersi sì come magari odio per il bene altrui, ecco, è quello che scatena, ecco, questo peccato, ma potrebbe intendersi anche la punizione, ecco, degli occhi che vengono usciti, potrebbe anche intendersi come cattivo uso
vista che può essere stato dato da Dio come lavoro di conoscenza. Assolutamente sì, assolutamente. Dica, dicevo, per Agostino, addirittura questa grana quasi pare un modo dell'altro, no? Quindi legata ultimamente alle nostre proprietà, al nostro organo visivo. Addirittura per il mondo antico c'era anche un'idea di figlia così, no? Un zero. Prendiamo esempio degli altri e miglioriamo. L'invidioso non va, l'invidioso di Dante. L'invidioso di Dante usa gli occhi in maniera sbagliata, sbagliatissima. Quindi può essere successo. Grazie della domanda. Grazie a te. Ci sono altri che vogliono. Ma a me tu hai toccato un altro locale di particolarmente nella seconda parte, ma mi è interessato il fatto che hai fatto emergere un po' alcune perplessità in fondo che suscitato forse anche alcune scelte da rischi, no? Perché di solito tanto per simboleggiare il peccato di scegliere dei casi piuttosto clamorosi, no, in qualche maniera, invece questo di Sapina, cioè noi abbiamo la sensazione di non sapere la storia fino in fondo, no? Questa Sapina è scomparsa quando Dante era bambino, quindi, perché in altri casi si può dire quando sceglie come accidioso per acqua, anche lì si può dire beh, ma perché proprio per acqua, però si può pensare che in quel caso lo conoscesse personalmente, fosse addirittura vivo, quindi si tratta di una signora di cui lui nulla, è un pettegolezzo che ha raccolto, no? in qualche modo. Il peccato commesso da Sapia, per quello che ce ne racconta lui, non produce degli effetti disastrosi sugli altri, no? Rimane qualcosa di controllato. Effettivamente rimane, non so, a un certo punto tu accennavi, forse, questa forse potrebbe essere una delle varie possibili spiegazioni, oltre a quella che probabilmente non sappiamo tutto, insomma. Cioè, mi pare che tu accennavi a un certo punto, forse ha voluto sottolineare la. L'unico fatto è che il peccato è enormemente comune, insomma, che in qualche modo ci riguarda tutti, sì, in qualche maniera, e quindi avrebbe scelto di qualcosa abbastanza di una forma tenue, diciamo, sì. Questo sì. Oppure, altra spiegazione, se ho capito bene, però ti chiedo conferma di questo, però questo mi suscita qualche perplessità, se devo dire la verità, cioè che in fondo Sapia sarebbe quasi una presenza temporanea e momentanea di quel punto, perché la sua colpa maggiore sarebbe invece allora la superbia o qualcos'altro che magari ha scontato prima in un altro. No, nel senso, io la superbia la leggo più che altro alla bestemmia. Sì, sì. Però è chiaro che la sua è un'invidiosa, cioè noi la riconosciamo in parte. Io sono d'accordo. Quella che meno penso, cioè lei rappresenta una sorta di minimo comune denominatore. Questa è l'idea, a mio avviso. Rappresentare un invidioso è difficilissimo, cioè scegliere un invidioso. Alla fine siamo tutti un po' invidiosi, anche Dante lo dice, no? Ci deve dire, sì, lo so, però Dante ha detto la sua posizione, la storia, quindi parliamo di Firenze, per esempio, con quel popolo che lui sa e che racconta delle famiglie, non avrebbe avuto. Sì, sono imbarazzo della scelta a trovare qualche caso di invidia che abbia provocato una rovina familiare. Certo, no? Invece è andato a prendere questa signora di Siena. È strano, no? È questo. Sì, sì, beh, io come spiegazione la do così, cioè penso che sia, come dire, proprio perché sconosciuta, quindi vale per tutti, ecco, piuttosto che un caso particolare. Se avessi preso grande invidioso, poi non è un grande invidioso, come dire, cioè gli effetti che genera l'invidia si tramutano in un altro tipo di peccato. Cos'è l'invidia? L'invidia è un peccato interiore. Nel canto successivo l'invidioso viene, è tutto sommato un personaggio importante della politica. E che cosa a me? Dice, quando vedevo uno che era felice, mi rodevo dentro. E quindi, cioè, nel senso, come dire, qual è, cosa esce fuori? A mio avviso
la scelta è proprio quella, cioè quello che dici tu, il fatto che tutto sommato lei è una donna di cui lui sa pochissimo, di cui forse all'epoca di Dante già sapeva pochissimo, le leggende su Samia sono tutte successive alla commedia. Quindi anche noi che sappiamo poco, magari gli è arrivato un pettegolezzo e l'ha trovata funzionale al discorso che voleva fare di invidia. Questo è, insomma, un po'. Però non so se sono stato chiaro abbastanza. Prego. Ha fatto venire in mente perché ha menzionato la presenza dell'invidioso nel caso successivo, contento per il successo di qualcuno. Adesso non mi ricordo esattamente in quale è questo, però mi sembra ricordare che appunto un romanzo tra gli altri, non era ovviamente una spiegazione abbastanza comune, però distingueva nell'invidia i due momenti, quello del desiderio e il successo, desiderio del male altrui e il dolore per il successo degli altri. Allora sembrerebbe quasi che questi due personaggi fossero messi uno dopo l'altro proprio a simboleggiare questi momenti, questi due tipi di invidia, ma nel caso di Sofia non trova che ci sia anche nella scelta di questo personaggio esemplare una funzione tra virgolette politica, in fondo lei sta parlando della torre, dello stesso sguardo dall'alto ed è felice della sconfitta, ma è da parte. Sì, certo, sicuramente. Non so se questo può essere. No, assolutamente, sicuramente c'è un valore politico, non lo dico io, lo dice, lo dico un po' tutti, ed è corretto secondo me, anzi, il lato politico della commedia non va mai sotto l'andare. Quindi assolutamente sì, sono d'accordo. Anche sulla prima parte della sua osservazione, grazie. Sì, innanzitutto molte grazie per la bellissima lettura. Io parlo un po' da profano, però mi sorprende qualcosa quella. Visto che un canto lei ha detto, diciamo, sulla vista, per cui anche invidia, forse come etimologia, poi c'è anche il discorso, questa sabbia è anche se un invidioso, un'invidiosa che male non fa, però forse c'è anche, ci sarebbe, mi ricordo, diciamo, così, un tipo di invidia forse più pericolosa che è quella del malocchio, quindi lasciatemi fuori, di godere delle disgrazie altrui, addirittura forse di provocarlo, perché tra l'altro mi sembra che il porto di Calamone poi andò male la cosa. Sì, in realtà dicevo, tre anni di oggi va male, però l'amore è male, cioè, che ci sia in questa sabbia questo influsso, questo malocchio, questo forse è un'invidia, diciamo così, eccessiva che addirittura può provocare la disgrazia, forse in quel senso. Sì, magari sì, perché no, grazie per l'osservazione, è interessante. Io devo dire la verità, sull'invidia malocchio ne so poco, però è vero che esiste. Insomma, l'indicazione della disabilità generalmente è rimessa e reletta come positiva, perché in un certo senso ormai è evidente che ha superato il peccato, quindi quasi un avvertimento, no, non lo fate. Poi è chiaro che la storia è un diversamente. Grazie. Non so, c'è qualche altro intervento? Bene, allora ringraziamo ancora il professor Rico.